Buongiorno, benvenuti a tutti, grazie per essere qui quest'oggi con noi e con Daniela Smaldino per appunto le Hotels e Maurizio Veri per la Compagnie. Benvenuti, lascio naturalmente a voi la parola e iniziando da Maurizio. Sì, buongiorno, grazie Lia, sono Maurizio Veri. Volevo introdurre, scusate un attimo che faccio vedere il mio schermo. Ecco, e tolgo anche la telecamera così abbiamo la possibilità di vedere meglio lo schermo. Allora, piacere, sono appunto Maurizio Veri, sales manager della Compagnie. Avevo piacere fortemente di fare questo nuovo webinar con Visit USA e con Loews Hotels perché io e Daniela, che seguirà dopo il video, crediamo fortemente che i nostri prodotti siano compatibili e abbiano sicuramente un buon livello. Sono davvero molto interessanti per una tipologia di clientela. Per quanto riguarda la Compagnie, vorrei farvi notare subito il nostro claim. Come potete leggere qui, siamo al 100% Smart Business Class. È un nuovo modo di volare. È un nuovo modo di volare perché è la Compagnie, per chi non ci conosce ancora, è l'unico vettore in Europa che offre un servizio di linea 100% business class. Quindi tutti i nostri posti sulla Compagnie, sul nostro vettore, sono tutti business class. Come vedete, questa presentazione è una presentazione molto particolare. Aprirò quattro sezioni che stanno ad indicare perché noi, che tentano di spiegarvi perché noi siamo 100% smart business class e perché siamo una compagnia proprio smart. Vorrei proprio iniziare facendovi vedere la prima slide. Una cosa molto importante, intanto che voglio dirvi, è che la Compagnie è una compagnia aerea giovane. Il vettore nasce, è un vettore francese, come si può capire dal nome, nasce nel 2013 da degli imprenditori francesi. E oggi conta circa 110-120 persone che lavorano all'interno dell'azienda. Abbiamo inaugurato 7 anni fa il primo volo all business da Parigi Orly a Newark e da quest'anno, dal 15 aprile, abbiamo inaugurato il volo che può interessare soprattutto a voi, ovvero il Malpensa Newark. Ho fortemente voluto fare questo webinar perché c'è un'importante novità. Da settembre noi siamo passati a 5 frequenze, abbiamo volato per l'estate con 3-4 frequenze, mentre da settembre siamo riusciti ad aumentare le frequenze a 5 grazie al successo che abbiamo avuto durante la stagione estiva e a ottobre passeremo a 6 frequenze. Abbiamo anche aperto le vendite per la Summer 2023 a prezzi davvero molto molto competitivi, a partire da 1.500 euro andata e ritorno, tasse incluse. Quindi, insomma, la compagnia è veramente smart ed è veramente molto attenta anche a quello che è il futuro e a quello che potranno essere anche appunto le vendite future. Quindi potete andare tranquillamente anche sui vostri sistemi GDS e troverete già le nostre tariffe attive e vendibili. Quindi il nostro team, come vi parlavo prima, è un team molto attento alle esigenze del cliente e molto attento anche ai nostri passeggeri, ovviamente a bordo, per far vivere un'esperienza unica davvero ad ogni persona, perché il modello di volo è unico. Non voglio dire che è una sorta di jet privato, ma ci siamo quasi, perché l'idea di avere solo 76 posti è un'idea veramente unica nel suo genere. I nostri aerei. Allora, intanto volevo farvi vedere la livrea, per chi non l'ha vista ancora Malpensa, noi abbiamo questa livrea azzurra, vedete, dai toni dell'azzurro e del grigio, e abbiamo due aeromobili, sono due aeromobili Airbus 321neo arrivati nel 2019, quindi con tutto quello che è successo potete immaginare quanto poco siano stati utilizzati e quanto siano davvero
davvero, davvero nuovi. La cosa fondamentale per noi è che l'Airbus 321neo è un aereo di nuova generazione. Si fa molta attenzione in questo periodo al discorso del clima, l'attenzione all'ambiente e laddove una compagnia aerea possa essere ecologicamente più attenta, in questo caso la compagnia lo è. Consuma il 30% di carburante in meno rispetto agli aerei precedenti che possedevamo, ma soprattutto rispetto ad altre compagnie aeree noi consumiamo decisamente, decisamente meno. E questo è il nostro aereo all'aeroporto di Parigi Orly. Tornando invece a un altro elemento, perché siamo smart, tanto faccio vedere un primo interno, poi vedremo nel dettaglio gli interni. Volevo farvi sapere che la compagnia, essendo un vettore business class, dà la possibilità veramente di offrire un'esperienza unica a dimensione umana. Perché provate a immaginare, solo 76 posti, quanto sia veramente umano il contatto che c'è anche tra i passeggeri e il personale di bordo, discreto, ma sempre molto presente durante il volo aereo. Come dicevo, questi sono gli interni, poi li vedremo nel dettaglio, però potete già iniziare a vedere i colori della compagnia, che appunto, come vi dicevo, sono azzurro e grigio. E quindi ecco, questo è un po' una prima idea di quello che è il discorso di 100% smart company. Passiamo al comfort, quello che può interessare sempre di più i nostri passeggeri. Allora, intanto voglio parlarvi della nostra cabina. Questa è una foto della nostra cabina. Come potete notare, il nostro aereo ha un corridoio centrale e due posti per ogni e quattro posti per ogni fila, divisi appunto dal corridoio centrale. Ottimale per quanto riguarda un viaggio leisure, quindi passeggeri che vogliono andare a New York per un weekend lungo, o per poi partire da lì per scoprire altre destinazioni, è perfetto. La preassegnazione del posto è sempre gratuita, qualsiasi classe di prenotazione si prenda, e quindi è perfetto. Ottimale anche per business class, scusate, per un viaggiatore che viaggia per lavoro, perché comunque gli spazi che ci sono all'interno dei due posti sono ampi da permettere tranquillamente il passaggio, anche se uno dei due passeggeri dovesse riposare, avesse il sedile completamente reclinato. Questo perché? Perché ovviamente i nostri sedili sono completamente reclinabili. Quindi lunghezza del letto arriva a 192 centimetri, quindi poltrone totalmente estensibili. Questo è un esempio. Come vi dicevo, 2 a 2 con 19 file. Abbiamo una larghezza di 50 centimetri per quanto riguarda il sedile, appunto 192 centimetri per quanto riguarda la lunghezza del letto. Tutti i letti sono dotati di un coprimaterasso spesso e soffice e poi ovviamente dei cuscini, e viene fornito anche l'amenity kit, dove oltre a trovare la mascherina e i tappi per le orecchie, troverete anche calzini, kit dentale, penna e prodotti idratanti firmati Caudalie sui voli da Parigi, mentre Comfort Zone by Davinson sui voli in partenza da Milano Malpensa. Ovviamente un'altra caratteristica principale del nostro volo in business class, scusate qua, ritorno un attimo qui, è ovviamente il nostro schermo, che è integrato al sedile di fronte, pollice di 15,7, sul quale viene trasmesso un sistema di intrattenimento nuovo che varia nel corso del mese, che varia, scusate, ogni mese, dove ci sono canali di giochi, intrattenimento, film, musica e anche un canale di meditazione. Dopo, quando vi faremo partire il video, vi potrete vedere anche il canale di meditazione con yoga, appunto, con corsi di yoga. Questo per farvi capire che c'è spazio anche per fare un corso di yoga. Queste sono le cuffie antirumore che vengono fornite ai nostri passeggeri, 100% antirumore.
Prerogativa e punto di forza della compagnia ovviamente è il wifi a bordo, wifi a banda larga, gratuita e illimitata per tutta la durata del volo, dalla partenza fino all'arrivo, per permettere ai nostri passeggeri di connettersi con i propri smartphone, PC, lavorare, quindi con i tablet e poi fare delle foto e anche condividerle sui nostri social, taggando la compagnia per essere poi condiviso sul canale principale della compagnia, perché noi siamo anche molto social e se avete l'occasione vi consiglio di seguire il canale Instagram del vettore, che è sempre molto attivo, per vedere anche gli interni, perché ci sono tanti anche passeggeri che poi condividono le loro stories e danno la possibilità così di far vedere anche un po' come sono gli interni maggiormente. Questi sono l'amenity kit, la bustina con l'amenity kit, la coperta qua sotto, e questi sono appunto la pulsante per poi allungare il sedile. E per quanto riguarda invece la gastronomia, da qui c'è il tavolino che poi dà la possibilità ai nostri passeggeri di cenare oppure di pranzare o di fare colazione. Allora, importante, la compagnia è molto attenta alla cucina. Sui voli da Milano, Parigi o Nizza, perché nel periodo estivo abbiamo anche il volo da Nizza, dopo il decollo, adesso parliamo principalmente del Milano Malpensa, i nostri passeggeri che acquistando un biglietto con la compagnia hanno diritto ovviamente anche alla lounge, che a Malpensa è la sala montale. Dopo essersi rilassati alla lounge montale, possono andare al gate. Il nostro gate è praticamente di fianco alla lounge, di solito è il gate 52-53, e quando inizia l'imbarco, che dura poco meno di 10 minuti, essendo appunto un volo in business class molto velocemente da imbarcare i passeggeri, e dopo il decollo ai nostri passeggeri viene offerto ovviamente un menù composto da quattro portate: antipasto freddo, poi un piatto caldo, poi formaggio e dessert. I nostri chef francesi e italiani, abbiamo avuto a settembre nei mesi di luglio-agosto uno chef italiano, Lorenzo Cogo, e avremo a ottobre gli chef dei fratelli Brossa, che sono degli chef nascenti pugliesi, quindi con una cucina molto selezionata. Diamo la possibilità ai nostri passeggeri, poi, come vi dicevo, dopo il decollo viene offerto il menù di quattro portate. Invece, rientro da Newark, i nostri passeggeri possono sempre usufruire della lounge, e poi viene offerta una cena leggera, insalata gourmet, zuppa, formaggio e dessert. Al risveglio, invece, colazione completa, dolce o salata. Vi faccio vedere un esempio di menù da Parigi, per intenderci, come viene visualizzato sullo schermo dei nostri passeggeri. Vedete l'entrée, quindi l'antipasto, il piatto caldo, la selezione di formaggi, il dessert e la colazione. Questo è il menù appunto che viene offerto da Parigi ed è identico da Milano. Stesso discorso per quanto riguarda ovviamente l'attenzione ai vini. Noi abbiamo siglato degli accordi con regioni francesi e regioni italiane per offrire vini biologici a bordo, 10.000 metri di altitudine, che vengono offerti ovviamente durante il volo e in concomitanza con i nostri menù, e champagne di benvenuto per i nostri passeggeri una volta che sono saliti a bordo. Un altro punto interessante rimango un attimo qui per farvi vedere ancora, magari qualcuno si è aggiunto all'ultimo momento, com'è la nostra poltrona estensibile per quanto riguarda il volo dei nostri passeggeri. Quindi questo è il materasso. E quindi, insomma, ecco, la nostra offerta a bordo, come potete notare, nonostante, come vi dicevo prima, si parte da una tariffa davvero molto bassa, competitiva, 1.500 euro andata e ritorno, tasse incluse, in classe N di Napoli, che trovate su tutti i sistemi di prenotazione, le nostre tariffe comunque si attestano intorno a una media di 2.000-2.200 euro, che sapete meglio sicuramente di me, sono tariffe assolutamente competitive, quasi introvabili per quanto riguarda la concorrenza, offrendo un servizio assolutamente di alto livello. All'interno del nostro biglietto, quindi chi acquista un biglietto, oltre a tutto quello che vi ho detto, a qualunque classe di prenotazione, offre la possibilità di portare
a bordo, di registrare a bordo due bagagli da 32 kg ciascuno. Ogni bagaglio aggiuntivo costa 200 euro e si possono aggiungere fino a un massimo di altri 4 bagagli. Ma un altro punto importante, golfisti, sciatori, surfisti e anche ciclisti possono trasportare la propria attrezzatura gratuitamente a bordo di tutti i nostri voli. In più, per quanto riguarda invece il bagaglio a mano, diamo la possibilità di portare due bagagli a mano con un peso massimo complessivo di 18 kg. Continuando ad avere qualche informazione in più sulla compagnia, volevo dirvi che per quanto riguarda il protocollo sanitario, essendo noi una compagnia europea, ci atteniamo a tutto quello che è le indicazioni della comunità europea. A bordo la mascherina in questo momento non è più obbligatoria, ma viene consigliata e raccomandata. Quindi poi a discrezione del singolo passeggero. Quindi, dopo avervi spiegato un po' perché 100% siamo smart, perché abbiamo un comfort al 100%, voglio darvi qualche indicazione su un 100% su misura, che questo può interessare sicuramente voi che fate leisure, il MICE, se c'è qualche agente che si occupa di eventi, ma anche per fidelizzare in maniera più importante anche magari un cliente vostro business. Che cosa possiamo fare? Allora, intanto voglio un attimo soffermarmi sui nostri servizi aggiuntivi. Quello che noi abbiamo in questo momento riguarda i nostri compagni di viaggio, quindi cani e gatti di peso inferiore ai 15 kg, quindi massimo 15 kg, possono essere prenotati e possono viaggiare sui nostri voli. Il biglietto costa il 10% di quello del passeggero, può essere tranquillamente prenotabile tramite il nostro call center, dopo vi lascerò i nostri numeri. E quindi il vostro animale domestico può viaggiare con l'animale domestico, insomma, può viaggiare con il passeggero. Questo è l'unico servizio che diamo, intendo, a livello di questi tre che potete leggere qua, perché l'assicurazione ovviamente il vostro passeggero la può fare individualmente, non abbiamo un'assicurazione nostra e anche l'autista all'arrivo al momento è un servizio che non abbiamo, speriamo di poterlo implementare magari in un futuro. Una cosa molto importante, quindi dicevo prima, era appunto gli eventi a bordo. Per eventi noi diamo la possibilità ai nostri passeggeri, ai nostri gruppi, se avete un gruppo e volete coccolarlo in maniera particolare, possiamo fare intanto riservare una parte dell'aereo a bordo dedicato ai vostri passeggeri. Ma se avete un evento particolare, ad esempio l'anno scorso o 2 anni fa, per l'ultimo film di Jean Reno, il regista ha scelto presentare il proprio film a bordo dei nostri voli. È stata fatta anche una mostra di quadri sempre sul volo Parigi-New York, mentre su un volo New York-Milano ad aprile abbiamo fatto una prima degustazione di vini con 10 passeggeri. Quindi se c'è un gruppo particolare che è intenzionato a fare un evento, in questo caso noi abbiamo avuto degli esempi come abbinamento di cibo, vini, presentazioni di libri, workshop di bellezza, mostre d'arte contemporanea, scrivetemi perché possiamo studiare ad hoc delle tariffe davvero concorrenziali per i nostri gruppi. Giusto per darvi un'idea, noi partiamo da un minimo gruppo anche di 7 persone, quindi se avete un gruppo per fine anno, per Pasqua, per un weekend particolare di 7 persone, potete scrivermi che possiamo appunto farvi delle quotazioni ad hoc sicuramente molto molto interessanti. Ovviamente non a 1500 euro, perché in quel caso dovreste mettere immediatamente il biglietto, ma possiamo anche trovare tariffe buone. Ad esempio, anche fine anno abbiamo chiuso un gruppo a 1900 euro, andata e ritorno, tasse incluse per una decina di persone. Quindi, insomma, c'è un'attenzione particolare veramente al cliente, ai gruppi, agli eventi. Possiamo fare delle welcome card. Recentemente, un'azienda importante di moda per noi ci ha chiesto un'attenzione particolare. Abbiamo fatto una welcome card di benvenuto a bordo per i nostri passeggeri, per assegnazione del posto nelle file davanti
davanti, che sono di solito chiuse, quindi non è possibile fare la presentazione del posto, se riusciamo a fare anche la presentazione del posto, se avete un cliente particolare, ad esempio la fila 1 oppure l'uscita di sicurezza, me lo dite con largo anticipo e possiamo bloccare i posti direttamente per loro. Se c'è un cliente VIP al quale siete particolarmente interessati o volete fare bella figura, possiamo offrire un servizio di escort, quindi un nostro addetto aeroportuale preleva il vostro passeggero al check-in, dopo il check-in, e lo porta alla sala lounge e poi lo va a riprendere e lo fa imbarcare prima di tutti gli altri in modo che si possa rilassare, insomma. Quindi diciamo, diamo molta attenzione ai nostri passeggeri, se volete segnalarceli fatelo pure. Proseguendo, ovviamente abbiamo un nostro programma di fedeltà. Io sono onesto, purtroppo noi non abbiamo in questo frangente accordi con altre compagnie aeree, né in Italia né negli Stati Uniti. So che stanno dalla sede tentando di stringere degli accordi, quindi speriamo che presto ci siano. Sappiate che i nostri voli sono Milano Malpensa, New York, diretti point to point con degli orari ottimi che dopo vi farò vedere. In più abbiamo un'offerta corporate, se avete una clientela principalmente corporate che viaggia spesso verso la destinazione, possiamo sentirci per poi creare un accordo corporate e caricare delle tariffe sicuramente convenienti, ancora più convenienti sui vostri sistemi di prenotazione, dare la possibilità poi al cliente di scegliere noi rispetto alla concorrenza. Che oltre al prezzo, come vi dicevo, abbiamo assolutamente un ottimo prodotto. 100% easy boarding, quindi queste sono attualmente le destinazioni verso le quali voliamo, ovvero Malpensa, come vi dicevo, Parigi e Nizza. Mi soffermo su Malpensa, come vi dicevo, abbiamo 5 frequenze attualmente e poi ne avremo 6 a ottobre, speriamo presto di diventare giornalieri magari l'anno prossimo, e attualmente partiamo alle 13:30 o 13:50, dipende dal giorno, e arriviamo alle 17 a Newark. Al ritorno si parte alle 21:40 o 21:50, dipende anche qui dal giorno. Tratta proprio di 10 minuti e arriviamo a Malpensa tra le 11:40 e mezzogiorno. Di solito in questo periodo sta cambiando l'ora, attualmente è schedulato, arrivo 11:55 a Malpensa. Quindi diciamo anche che se i vostri passeggeri devono poi proseguire una volta arrivato a Newark per la destinazione o dalla West Coast per arrivare a Newark, hanno tutto il tempo per prendere poi la coincidenza. Per quanto riguarda il check-in, allora, il nostro check-in apre online 24 ore prima della partenza. Si può fare il check-in fino a 2 ore e mezza, online fino a 2 ore e mezza prima della partenza, mentre il check-in in aeroporto a Malpensa o a Newark è aperto 2 ore e mezza prima del volo fino a 50 minuti prima del decollo. Una cosa importante, i nostri passeggeri con la loro carta d'imbarco possono andare superando tutti i controlli di sicurezza normali, passando appunto per il fast track, perché ogni biglietto include il fast track. Quindi fast track incluso, preassegnazione del posto gratuita incluso, due bagagli da 32 kg inclusi, riconsegna dei bagagli in aeroporto prioritari essendo business class, due bagagli a mano inclusi, quattro portate a bordo, vini durante il nostro durante la dura per tutta la durata del volo, o wifi, sistema di intrattenimento. Sicuramente avrò dimenticato qualcosa, però tutto questo ha delle cifre davvero importanti e molto interessanti. Come vi dicevo, partendo da 1.500 euro con una media di 2.000-2.200 euro. Come vi dicevo, qui abbiamo appunto l'accesso prioritario ai nostri. Al fast track, appunto, le sale hanno la possibilità di accedere al lounge per rilassarsi. Quindi la ricordo: sala montale dietro al nostro gate d'imbarco, che di solito è il 51 e il 52, oppure la Plaza Lounge a Newark, dove appunto i nostri passeggeri possono rilassarsi e cenare, magari anche vogliono cenare nella lounge.
E poi appunto imbarcarsi e dedicarsi poi al riposo e svegliarsi la mattina con un'ottima colazione. Ricordo l'aeroporto che è d'arrivo, che è Newark. Questi sono i nostri due aeromobili. Ne arriveranno, si spera, a breve dei nuovi, nella speranza di aprire nuove rotte e insomma di avere nuove destinazioni da aggiungere al nostro network. Questa è un po' la presentazione della compagnia. Diciamo che io di altro da aggiungere non ho, quindi avrei piacere se Lia è d'accordo di far partire un video che dura pochi minuti per darvi appunto la possibilità di vedere gli interni ancora nel migliore dei modi e poi per lasciare spazio a qualche domanda prima poi di lasciare la parola ad Adela e ai consulenti. Quindi Lia, quando vuoi puoi far partire il video. Ecco qua. Ci sono alcune domande, Maurizio, se vuoi rispondere. Ok, Certo. perfetto. Allora, la prima è: ci sono WC accessibili per disabili in carrozzina e anche la carrozzina a bordo per raggiungerlo? Sì, assolutamente, certo. Si fa una Ok. richiesta WCHC o WCHR, WCHS, assolutamente, certo. L'altra è, segnalando, c'è anche la possibilità di avere dei cibi per clienti con esigenze speciali, celiaci, no gluten o Assolutamente, kosher? assolutamente, sì, c'è tutto. Ok. Non è possibile, ecco, scusami, non è possibile fare, non potete farlo voi purtroppo perché noi abbiamo un sistema che è diverso rispetto ai GDS normali classici, ma basta richiederlo, potete telefonarmi direttamente o chiamare il call center e potete farlo assolutamente senza problemi. Possiamo Perfetto. segnalarlo. Qua meglio Poi, 48 ore prima della partenza, ovviamente. dunque, ciao Maurizio, premesso che abbiamo ottimi feedback. Il vostro volo oggi non opera il lunedì e il mercoledì. Sì. In caso di una richiesta di cambio data in uno di questi giorni, che soluzioni proponete? E in caso di una cancellazione, anche qui, che soluzioni alternative proponete? Grazie. Allora, intanto da ottobre il nostro volo tornerà ad esserci per la prima volta il lunedì, quindi sarà importante questo perché avremo anche più possibilità per la clientela corporate che ama predilige partire il lunedì o la domenica, insomma.
In caso di cambio, ovviamente, noi possiamo dare la possibilità di cambiare solo sui nostri voli della compagnia, quindi ecco, il cambio può essere effettuato solo sui nostri voli. Noi abbiamo il volo eventualmente, invece, mentre in caso di cancellazioni, questo è stato successo una volta, i nostri passeggeri sono stati riprotetti o il giorno prima o il giorno dopo sui nostri voli, oppure sul nostro volo di Parigi, e quindi via Parigi, con poi un collegamento da Orly a Milano con quest'estate è stata utilizzata sia ITA che EasyJet. I casi di cancellazioni, però, in questo caso era un caso casuale perché abbiamo avuto un problema con una hostess. Speriamo che non ce ne siano altri, ecco. Se no, viene rimborsato ovviamente la parte di viaggio non utilizzata. Dunque, che differenza di comfort potresti dare tra una business di normale compagnia come EK rispetto a quanto offrite voi? Di A livello di comfort, comfort, sì. ma io ho tentato Differenza di comfort, sì, io ho dice. tentato di illustrare i vantaggi che ha il nostro vettore, perché la compagnia offre un servizio di business a tutti gli effetti, con una tariffa sicuramente più competitiva. Quello che noi non offriamo è, come ho detto, la limo. Ma a livello di comfort il materasso è lo stesso di una business di Emirates, me lo diceva un agente di viaggio che ha viaggiato con noi ad aprile, che ha consigliato ai suoi passeggeri di viaggiare e hanno viaggiato appunto con noi, non hanno trovato nessun tipo di differenza. Le hostess e gli steward sono sempre presenti a bordo per richieste dei nostri passeggeri, è un modo di volare sicuramente più smart, come dice il nostro claim, senza troppi fronzoli, ma con un servizio di altissima qualità. E come diceva prima un collega, i feedback sono più che positivi e questo lo posso confermare perché abbiamo ottimi accordi con i tour operator, con le aziende corporate che ci hanno scelto e che prima sceglievano Emirates e che poi anche per una questione di costi stanno scegliendo noi e sono assolutamente contenti e soddisfatti. Ecco. Quando C'è molta verranno aggiunte? passaparola ultimamente, Ah, e scusa. quindi questa passaparola aiuta anche tra i clienti business o leisure che hanno già viaggiato con noi a dare sempre una maggiore attenzione al vettore, quindi di iniziare a provarlo. Dunque, quando verranno aggiunte ulteriori rotte? Sì. Questo non lo so ancora, adesso ci stiamo concentrando su Malpensa. Calcolate che la prima rotta ad essere stata inaugurata dopo il Parigi e il Nizza, che è stato inaugurato 2 anni fa. Quindi quest'anno il Malpensa, speriamo che nei prossimi anni, anche come andranno le cose, come andrà il volo da Malpensa, possano esserci nuove rotte. Quanto tempo viene concesso per emissione dei biglietti? Dipende, il mio schermo è ancora visibile? No, ma ti passo subito, te lo passo Grazie. subito. Ecco qui, questo è una che posso poi dopo girare a Lia che può inoltrarvela per farvi capire com'è la nostra griglia tariffaria. Al momento questo noi abbiamo delle tariffe promo, la tariffa promo più bassa di solito è una V, ma una promozionale che pubblichiamo ogni tanto, c'è stata ad esempio per il lancio del volo erano 1000 euro andate e ritorno tasse incluse o a maggio abbiamo lanciato un'offerta a 1400 euro. Attualmente quella pubblica che abbiamo è la N a 1500 euro andata e ritorno. Ovviamente il ticket time limit in questo caso è di 2 ore. La modifica per tutte le nostre classi è sempre gratuita. L'annullamento rimborso, la N e la V sono le uniche due non rimborsabili. Il resto, annullamento e rimborso, come potete notare, penale di 500 euro per queste quattro classi, time limit 24 ore, e mentre per le altre 96 ore ed è sempre gratuito anche l'annullamento e il rimborso. Ci tengo a sottolineare una cosa, sui vostri GDS ovviamente dovete anche iniziare un po' a capire che quando troverete delle classi che di solito sono riconducibili a una classe economy o una classe premium, sappiate sempre che con la nostra sigla che è B0 Bologna 0, trovate sempre un prodotto di business class, quindi se anche mettete in classe X o in classe N, il prodotto è sempre business class. So che spesso sono paragonabili a economy, però sappiate che appunto in realtà è una business class.
In caso, dunque, aspetta che sì, in caso di cancellazioni i PAX verranno riprotetti su volo di altre compagnie o devono aspettare 24 ore? E no, come vi dicevo, in caso di cancellazione, lo dicevo prima, non c'è la riprotezione su altre compagnie, utilizziamo i nostri voli il giorno prima o il giorno dopo, e se cancellazione il giorno stesso, se c'è posto lì, possiamo far volare via Parigi, con poi il proseguimento su Milano da Parigi. È possibile richiedere a bordo torta nuziale? Eh sì, è possibile anche uno champagne a pagamento. Questo ovviamente è un servizio a pagamento, lo si può fare assolutamente. Tutto quello che le agenzie o il passeggero richiede, magari si può magari tentare di creare perché siamo proprio attenti a questi servizi. Certo. Ultime tre domandine, altrimenti lasciamo poco tempo a Daniela. Dunque, sono, le tariffe sono rimborsabili? Dopo vi mandiamo la nuova griglia tariffaria con tutti i dettagli. Tranne la classe N, il resto è tutto rimborsabile con una penale, come si vede dallo schermo. Per raggiungere Parigi o tornare da Parigi, sempre in caso di cancellazione, questi voli sono a vostro carico o a carico del Sì, no, passeggero? a carico nostro nel caso. Però è successo una volta e quindi non è che adesso è una costante, quindi non vorrei soffermarmi su questo. Vi lascio tutti i contatti con anche la mia mail, che poi sicuramente la Sì. darà. Però ecco, se volete scrivermi per avere maggiori informazioni o telefonarmi per avere maggiori dettagli, fatelo pure così. Capisco che è una cosa nuova e quindi è un po' difficile convincere il cliente, ma se mi chiamate possiamo assolutamente parlarne e sfugare qualsiasi dubbio. Ci sono tariffe agevolate per agenti per provare la qualità del servizio? Non ho capito, perdona. Sì, sono tariffe agevolate per agenti per provare la qualità del servizio? Potete scrivermi. Sì, Scrivi, ok. Scrivete a Maurizio che... scrivetemi pure, ci vediamo in base alla disponibilità. A Ok, direi me, sì. che ci siamo. Ok, allora a questo punto passo Grazie. la parola, grazie Maurizio, passo la parola a Daniela. Grazie a voi. Eccoti Eccomi Daniela. qua, ci sono, mi Sì, sentite? benissimo. Perfetto, allora farò una carrellata più che altro di immagini e poi vedremo un bel video per entrare un po' in quello che è il mondo della catena alberghiera Loews Hotels, perché credo che dopo un'esperienza di volo così bella, così tailor-made e particolare, il cliente che arriva a New York sicuramente vorrà poi anche proseguire l'esperienza a New York concedendosi un soggiorno di livello. Allora, sicuramente a New York abbiamo il nostro Loews Regency New York, che è uno dei hotel storici, ha più di 50 anni. Intanto però vi faccio un piccolo riassunto di quello insomma, che è il brand Loews, di modo da capire più che altro quello che andiamo a offrire anche noi al cliente come servizio e come comfort. Qui appunto vediamo il nostro CEO, Jonathan Tisch, è proprio affacciato al nostro Loews Regency di New York, come vedete. Lui è proprio il direttore ed è proprio il fondatore del brand Loews. Diciamo anzi, il fondatore sono stati i suoi genitori, quindi è proprio un affare di famiglia. Diciamo, Loews Corporation è una grande azienda che oltre all'hotellerie ha vari interessi, tra cui settori nel settore del campo assicurativo, nel campo del packaging, e sono anche proprietari di metà dei New York Giants, quindi New York è anche una città insomma, molto importante per loro, hanno proprio nel cuore questa struttura. Pensate che la mamma di Jonathan Tisch ha proprio vissuto all'interno dell'Loews Regency e anche i nostri uffici sono proprio situati all'interno dell'hotel. È una catena alberghiera con alcuni valori fermi, quindi appunto è una catena alberghiera a carattere familiare. È una cosa che tengo sempre a dire che quando viene fatto un colloquio appunto per lavorare nei nostri hotel, vengono fatte circa 200
domande perché le persone che lavoreranno da LOS devono veramente avere nel DNA l'ospitalità, quindi non c'è nulla di scritto, i colleghi non devono ripetere sempre le stesse cose, ma sono veramente lasciati liberi di accogliere il cliente nella miglior maniera, però devono ovviamente avere proprio l'ospitalità come una delle caratteristiche personali, quindi niente viene forzato. Ogni hotel è unico, quindi l'esperienza che il cliente avrà nelle varie strutture sarà sempre diversa perché sono hotel integrati nei quartieri, quindi riportano sempre qualcosa che ricorda la storia della città. Lo stile è uno stile sofisticato, di design, lusso sì, perché sono comunque strutture 4 stelle superiori o 5 stelle in base alla location, al posto in cui sono situati, e appunto sempre molto attenti anche a quello che è un buon vicinato. Pensate che tutto quello che rimane magari del cibo della giornata, piuttosto che alcuni arredamenti che vengono dismessi, vengono poi donati comunque alle persone magari del quartiere più bisognosi, quindi hanno sempre anche un occhio per quello che riguarda insomma le persone del quartiere. L'Osotel è un brand che include 25 hotel in tutti gli Stati Uniti e un hotel a Toronto con un altro nome, si chiama Bisha, come vedete. È l'unico hotel che non ha il nome Lowe's all'interno, perché queste sono destinazioni che chiamiamo appunto immersive destination, cioè hotel che sono in partnership con delle società di entertainment, quindi sicuramente ci saranno vicino o comunque nel quartiere teatri, cinema, magari lo stadio, quindi tutto quello che riguarda anche un'esperienza poi fuori dall'hotel per il cliente. Ecco qua il nostro portfolio, quindi come vedete quasi tutte le più grandi città degli Stati Uniti ospitano un hotel Lowe's e quindi insomma abbiamo un'offerta molto varia. I nostri programmi, questo è molto interessante, ci tengo a ricordarvelo. Abbiamo questi quattro programmi all'interno di tutti i nostri hotel. Los Families significa che ci sarà sempre un'attenzione particolare ai bambini e ragazzini, quindi con menu speciali per loro, con zone in cui il wifi è molto veloce per fare i loro insomma, TikTok e anche programmi, ad esempio, a Miami di intrattenimento per i bambini, di nuoto, di giochi, piscina. Quindi ecco un'attenzione particolare alle famiglie che si recheranno nelle nostre strutture. Chat Your Service è il secondo programma, molto interessante, anche questo magari per il cliente business, quando il cliente arriva può scegliere di dare il proprio numero di cellulare e avviare quindi una chat con una persona, quindi non è un robot che risponde magari alle richieste, è proprio una persona che quando il cliente arriva in camera invierà già un messaggio dicendo signor Maurizio Veri, benvenuto nel nostro hotel, le serve qualcosa, magari una prenotazione per un ristorante oppure gradisce una bottiglia di champagne in camera, ecco, tutto quello che serve a far sentire il cliente proprio nel massimo comfort. L'altro programma è Lost. Quindi i nostri amici a quattro zampe che magari sono arrivati sul volo la compagnia avranno un loro check-in dedicato, avranno sicuramente un occhio particolare, troveranno la loro ciotola d'acqua, troveranno una loro copertina e quindi molta attenzione anche ai nostri amici a quattro zampe. E poi per i più golosi come me, il programma Flavor by Lowe's è molto interessante perché è possibile trovare all'interno dei nostri hotel tutto quello che riguarda la novità della ristorazione della città in cui si è. Quindi Lowe's porta direttamente in hotel, ad esempio a Miami vediamo questa ragazza con in mano queste coppe di gelato, c'era questa ragazza che faceva dei gelati che sono diventati insomma gelati il gusto dell'estate di cui tutti parlano e si trova dall'altra parte della città, allora Lowe's appena sente che c'è questa novità, porta direttamente, ad esempio in questo caso, il gelato all'interno del proprio hotel. Quel gelato, quindi il cliente non deve fare magari chilometri per andare a trovare insomma, quella specialità. La stessa cosa avviene per esempio a New York con il bagel oppure determinate tipologie di caffè oppure le birre. Ecco, aiutano anche queste piccole attività ad avere insomma pubblicità ulteriore e sicuramente il cliente sarà soddisfatto perché avrà quello di cui tutti parlano direttamente in hotel. Ecco, la nostra particolarità, come per Maurizio, noi abbiamo molta attenzione al cliente e li accogliamo proprio come se
il cliente arrivasse in famiglia. Abbiamo ancora i nostri protocolli di attenzione, ecco, post-Covid. E adesso parto con una carrellata delle nostre strutture, poi mi soffermerò un pochettino di più su New York. Abbiamo ad esempio lo Skansen City, è stato pensato e inaugurato durante proprio la pandemia, è nuovissimo, sono 800 camere con 47 suite, questo per farvi iniziare a capire un po' il nostro stile, molto moderno, ma comunque confortevole. Vi faccio vedere un po' anche l'interno questa volta delle camere. Ecco qua, questo è il nostro stile a Kansas. In ogni hotel c'è sempre piscina, spa, fitness center, quindi tutto quello che serve a rendere veramente il soggiorno indimenticabile. Uno dei nostri best seller, lo Miami Beach, sono 790 camere, 69 suite, vista sull'oceano, una delle strutture più famose, diciamo, e più utilizzate dagli italiani. C'è un meraviglioso ristorante di sushi, è proprio nell'Art Deco District. Adesso, ecco qua, questa è una vista meravigliosa, sembra proprio di essere, insomma, in uno di quei telefilm americani. Ecco qua, gli interni molto luminosi, molto Miami. Ecco qua il nostro Los Regency New York, sono 379 camere e 58 suite, situato proprio in Park Avenue all'angolo della 61esima e quindi proprio vicino al Central Park e alla Fifth Avenue, quindi vicino poi a tutte le attrazioni. Le camere sono leggermente più ampie rispetto alle camere a cui siamo abituati, perché di solito New York, ecco, le camere sono sempre molto piccole, invece sono, diciamo, più spaziose di quello del solito. E all'interno trovate ristorazione, intrattenimento, quindi abbiamo un bar dove fanno anche della carne grigliata, abbiamo il St. Ambrose Bar per i caffè, quindi si può proprio cenare, fare colazione come un vero newyorkese. Una cosa di cui parlo spesso è questa particolarità dello Los Regency New York: ogni domenica si tiene la Power Breakfast. Quindi è una tradizione che arriva veramente da lontano, per farvi capire che oltre ai clienti nel nostro hotel ci sono anche i cittadini di New York, quindi prendono proprio parte alla vita dell'hotel, fanno questa colazione le persone, diciamo, che contano New York e le teste un po' pensanti che cercano sempre di trovare nuove idee, nuove cose per rendere New York sempre viva e sempre, insomma, magnifica qual è e affascinante. All'interno dell'hotel troverete ovviamente wifi gratuito, caffè del mattino gratuito servito presso il Regency Bar, quotidiano gratuito su richiesta, centro fitness 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Abbiamo ancora il servizio lustra scarpe in omaggio e c'è anche addirittura un uso gratuito di un'auto di cortesia entro 20 isolati, ovviamente su base chi prima arriva prima al servizio. Ecco, quindi c'è comunque anche questa possibilità. Vi faccio vedere. Ecco qua l'esterno, quindi è veramente storico. E questi sono gli interni classici newyorkesi. Torniamo invece in quello che è la California, quindi con lo Santa Monica Beach, sono 347 camere e 23 suite. Questo è un altro degli hotel gettonatissimi, proprio con una vista meravigliosa, piscina e tramonto perfetto, diciamo proprio stile California. E ci sono queste meravigliose postazioni con questi caminetti, quindi alla sera è veramente bello fare magari un aperitivo o una cena seduti di fronte a questo caminetto acceso, fa molto ambient. Chicago, ecco, come vedete, ogni hotel, come dicevo prima, è differente. Qui abbiamo a Chicago l'industria tessile molto importante e si può vedere anche da quelli che sono i tappeti o gli arredi particolari. Questi sono gli interni delle camere e una meravigliosa piscina, come vedete, rooftop, insomma, qui ci si può anche rilassare la sera e sicuramente anche questa molto d'impatto.
Los Hollywood Hotel, California, è anche questo molto grande, sono 628 camere e 113 suite, è proprio situato vicino al teatro famoso per la notte degli Oscar, quindi magari l'avete anche visto quando le persone, gli attori vengono intervistati, di solito c'è sempre come sfondo e addirittura sul tetto una pista d'atterraggio di elicotteri. Ecco qua gli interni. Passiamo invece a Tucson, Arizona, questo è lo Sventana Canyon Resort perché è meraviglioso, perché quando magari uno arriva da un giro negli Stati Uniti, arriva in Arizona, vuole un pochettino rilassarsi dopo magari giorni in auto, arriva qui in questo resort veramente spettacolare, a campi da golf, campi da tennis, si può andare a cavallo, come vedete una meravigliosa piscina, quindi sicuramente vale la pena passare 1 o 2 notti per riposarsi per poi magari rientrare. Questa è la bellissima reception e queste sono le nostre camere. Atlanta, anche qui come vedete un'altra struttura, sono tutte centrali, tutte comunque o nuove o rinnovate da pochissimi anni, quindi sempre accurate, 414 camere e 44 suite e questo è lo stile. Sempre, come dicevamo, possibilità di spa, di massaggi rilassanti, ecco, diciamo che il soggiorno in uno dei nostri hotel è sempre garanzia, insomma, di relax totale, di esperienza, insomma, da ricordare. Un altro hotel da ricordare, eccolo, questo è molto bello, il Coronado Bay Resort a San Diego, 440 camere e 40 suite, questo è, vi potete godere dei tramonti meravigliosi come vedete, e si possono fare sport d'acqua, ha una hall, guardate, meravigliosa, e qui spesso organizzano gli americani i loro matrimoni, perché la foto della sposa sulla scala ha il suo perché, insomma, una location, diciamo, proprio spettacolare. E questi sono gli interni, sempre con una vista meravigliosa. Vanderbilt Hotel a Nashville è particolare, sono 339 camere e 9 suite. All'interno di questo hotel c'è un jukebox e se siete curiosi potete andare a vedere e solo i cantanti che hanno soggiornato nel nostro hotel li troverete nel jukebox, quindi è una cosa carina da scoprire all'arrivo. E questo è lo stile delle camere. Chicago O'Hare, quindi abbiamo anche un hotel vicino all'aeroporto di Chicago, molto grande, sono 556 camere, di solito ovviamente gli hotel vicino agli aeroporti sembrano un po' asettici, in realtà noi cerchiamo sempre di portare qualcosa di diverso e spesso si alternano degli artisti con delle opere particolari, quindi ogni volta che si va ci sarà qualche arredo diverso, qualche opera particolare che rende caratteristico poi comunque l'hotel. C'è un bus navetta che porta clienti ovviamente all'aeroporto e li va a prendere. Lo Sfiladelfia è spettacolare, sono 581 camere ed è, pensate, il primo grattacielo di Filadelfia. È una struttura quindi storica, quando è stato rinnovato qualche anno fa, la famiglia Tisci ha chiesto alle persone del quartiere cosa volessero mantenere all'interno della struttura e quindi sono stati tenuti dei magnifici orologi a muro in ferro battuto e hanno tenuto poi anche le scale antincendio fuori che sono molto belle caratteristiche ovviamente degli edifici storici. E questo è l'interno invece molto moderno. New Orleans Hotel, questo come vedete ha una reception incredibile, e ha 285 camere e 12 suite, a pochi passi dal quartiere francese, ma non direttamente nel quartiere francese, quindi è decisamente più tranquillo. E questi sono gli interni. Minneapolis, struttura, ecco, città famosa perché ha dato, insomma, dove è nato Prince, il genietto, e quindi ci sono delle suite proprio a tema Prince, colori purple, che ricordano, insomma, il personaggio più famoso di questa città. E questa è la zona bar. Novità a Miami, in apertura a novembre, quindi tra poco, ci sarà un secondo hotel a Miami nella zona Coral Gables, quindi non è direttamente affacciato sulla spiaggia come l'altro nostro, questa è una zona residenziale,
magari adatta per viaggiatori business, perché ci sono in zona molte aziende, molte banche, quindi ecco, sicuramente magari per un viaggio di lavoro è un po' la location più adeguata, ed è un progetto enorme che si sta appunto per concludere, sarà un hotel veramente strepitoso. Qui in anteprima vi faccio vedere qualche immagine. Come vedete, lo stile è sempre molto particolare, come dicevo, upscale, è lusso, ma ci si sente comunque a proprio agio. Destinazioni che fanno parte appunto di quelle immersive destination, quindi all'interno di destinazioni dove c'è magari comunque grandi eventi sportivi, stadi, quindi un cinema, grandi cinema, ecco. Possono essere comunque magari all'interno di un tour utilizzati. L'hotel di cui vi parlavo a Toronto è il più piccolino, sono solo 96 camere, 13 suite, si chiama Bisha. E questa che vedete è la foto dell'ultimo piano, che è la parte più luminosa, quindi è un ristorante e una piscina sul tetto. In realtà quello che è il fascino di questo hotel è che è molto diverso in quello che sono i piani, quindi si parte da una reception molto particolare con luci soffuse e pian piano diventa sempre più luminoso. Questa infatti, come vedete, è uno stile completamente diverso, quindi si viene anche proprio stupiti perché ci sono situazioni diverse ad ogni piano. E queste sono le nostre camere. Pensate che un piano di questo hotel è stato disegnato e arredato da Lenny Kravitz. E questo invece appunto quando si torna sul tetto con una meravigliosa piscina dove si può anche fare un drink alla sera. Queste sono ancora parte delle nostre immersive destination, quindi Arlington, come vedete, stadio, ecco, cinema e grandi ristoranti. St. Louis. E questo è quello che offriamo come appunto catena alberghiera Loews. Per tutte le domande e informazioni potete contattarmi all'indirizzo che vedete, quindi Daniela Chiocciola discovertheworld-mil.com, e chiederei adesso a Lia di mandare come finale il nostro video. Grazie a tutti per averci seguiti. Bene,
C'è qualche domandina, Daniela, se sei disponibile? Certo, sì. Allora, diciamo, salve Daniela, qual è la vostra policy per la resort fee? Allora, sì, come sempre vengono quello che vedete come da quotazione dei sistemi, poi in tanti aggiungono, già specificano sotto le resort fee che sono ormai in tutti i nostri hotel, variano dai 30 ai 50 dollari, dipende dai servizi che l'hotel offre. Ok, Daniela, ti chiedo se puoi rimettere in sovraimpressione i tuoi contatti perché ce lo stanno Certo, chiedendo. ecco qua. E poi, se a New York le camere sono tutte con la moquette? Questa è una domanda che spesso mi fanno. Sì, sono con la moquette, perché diciamo che di base nella maggior parte delle stru nostre strutture c'è forse solo una o due strutture che non ha la moquette, però nel caso ecco, posso controllare nuovamente e se la persona che me l'ha chiesto vuole scrivermi due righe, poi vado a cercare le due strutture senza moquette. E poi sì, poi un complimento ad un punto, dicono che sono meravigliosi gli hotel, Grazie, d'altronde. sì, grazie Grazie. mille. E poi c'è ancora una domanda che è arrivata all'ultimo per Maurizio. Ci sei ancora, Maurizio? Sì, eccomi, ci sono, ci sono. Eccoti, sì, c'è una domandina che diceva: è possibile combinare il volo via Parigi con quello diretto su Milano? Se sì, il collegamento Milano-Parigi con quale compagnia? Ok. No, non è possibile. Cioè, quindi se partono da Milano possono tornare su Parigi, ma poi si ferma lì. O Non ci viceversa, partono da Parigi e sono. tornano a Malpensa. Ok. Non ci sono altre domande per il momento, quindi io vi ringrazio tantissimo per i vostri interventi. Avete ancora, non so Lia, quanto. grazie molto. Grazie a voi. Grazie, perfetto. E allora vi ricordo che comunque tutti i contatti, i video che avete visto, le presentazioni sono disponibili nella mail che io mando sempre, di solito arriva il giorno dopo al webinar perché va comunque elaborata, se riesco la mando oggi stesso. E quindi avrete tutti i contatti che vi siete persi durante la presentazione. E vi do comunque appuntamento al prossimo webinar e a questo punto andiamo a ottobre e li pubblicheremo a brevissimo e comunque li segnalo sulla nostra mail. Vi ringrazio e buon fine pomeriggio. Grazie Daniela, ciao Grazie. Maurizio, ciao. Ciao, grazie a Ciao, voi. ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao, buon lavoro.